Dopo la vittoria nel recupero di Agnone, il miglior Giulianova della stagione supera con pieno merito anche il Tolentino con il più classico dei risultati e continua così la scalata in classifica. La salvezza diretta torna ora possibile soprattutto se i giallorossi riusciranno a giocare come contro la formazione Cremisi. Al Castrum squadra in campo con il 3-5-2 e con i giallorossi di Bitetto molto aggressivi in avvio di partita, con il vantaggio che arriva al 15° grazie a Barlafante che sugli sviluppi di una punizione beffa da qui uscito in maniera avventata. Nell'azione del gol influisce anche l'infortunio di Zrancheon, poi sostituito da Cicconetti. Il gol dell'1-0 abruzzese costringe la squadra ospite a spostare in avanti il proprio baricentro, con il Giulianova però concentrato a non concedere campo alla formazione marchigiana, che si vede solo al 34° con Severini che in area mira al secondo palo mettendo la sfera di pochissimo al lato. Match combattuto ma anche corretto, con il direttore di gara che non estrae cartellini fino al 40° quando arriva il primo giallo del match all'indirizzo di Ferrini. Grande la concentrazione dei giallorossi presenti in tutte le zone del campo, pronti a rispondere colpo su colpo i marchigiani. Finale di primo tempo però al veleno, con un episodio molto dubbio che arriva al 46° quando Paudice in area tutto solo davanti a Dupuy cade a terra dopo un contrasto con il portiere ospite e con il direttore di gara, che lascia però proseguire andando anche ad ammonire il giocatore giuliese per simulazione. Grandi le proteste locali, ma primo tempo che finisce dopo 3 minuti di recupero sull'1-0. Nella ripresa parte forte il Tolentino al 6° Severini sugli sviluppi di un calcio piazzato sfiora il palo dopo una deviazione. Sugli sviluppi del corner Strano di testa salta più in alto di tutti mettendo però alto. Più determinata la squadra di Mosconi che spinge con insistenza. Al 12° però Paudice in contropiede riceve il pallone da Barlafante in area marchigiana, supera Dupuy ma poi mette incredibilmente al lato. Al 15° doppia occasione ancora per i padroni di casa con il tiro di Massetti respinto dal portiere, che poi è attento anche sul colpo di testa di Danna. Meriterebbe il vantaggio la squadra di Bitetto, che paga la scarsa lucidità in avanti, e così la gara resta in bilico fino al 28° quando ancora Barlafante in mezza rovesciata in area marchigiana non sbaglia, segnando il gol strameritato del raddoppio giallorosso. Giulianova 2, Tolentino 0. Grande l'esultanza del furetto giallorosso, autore di una grande giocata. Si arriva così agli ultimi 15 minuti di partita, con i padroni di casa a gestire il doppio vantaggio prima del triplice fischio finale di Kovacevic di arco di Trento. Per il Giulianova arrivano 3 punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza. Ora i giallorossi torneranno in campo sabato 13 marzo nel recupero di Piedimonte Matese in un'altra partita da non fallire. Insomma, oggi è stato il miglior Giulianova della stagione. Sì, senza dubbio, anche perché la partita l'abbiamo fatta noi sin dall'inizio. Abbiamo giocato una bella gara, una gara che ci concilia anche con il gioco del calcio, insomma, cosa che purtroppo non avevamo ancora fatto fino ad oggi. Però non ci concilia questo risultato, ma soprattutto questa prestazione, con la posizione di classifica, per cui siamo lì ancora, abbiamo ancora tanti punti davanti da conquistare, però lo spirito è quello giusto. Era però importante dare continuità alla vittoria di Agnone? Eh sì, due vittorie di seguito sono molto molto salutari, ma ripeto, poi sono state due vittorie in crescendo come prestazione, come gioco, ma soprattutto come aggressività. La squadra oggi è stata una squadra molto aggressiva, portava pressione, rubava palla, ripartiva, ha creato anche delle ottime occasioni per fare altri gol, per cui è tanto, cioè oggi è stata tanta roba, però noi, ripeto, siamo ancora lì sotto e dobbiamo continuare in assoluto a mantenere questo ritmo. Vittoria che a noi è sembrata meritata per il Giulianova, è d'accordo? Ci mancherebbe, vittoria meritata, ci hanno un atteggiamento giusto, è normale, la partita si è indirizzata subito male per noi, abbiamo subito un infortunio sul gol che ci può stare, però non è che bisogna perdere la testa. Dopo la partita si è messa proprio come voleva il Giulianova, tutti i combatti dietro e siamo stati poco pericolosi. Loro la potevano chiudere dopo sulle ingenuità nostre, sempre sulle ripartenze, però torniamo con i piedi per terra,
tornavo i piedi per terra, perché questa squadra appena alza l'asticella non è pronta. Sapevamo che oggi era una partita spartiacque, però ci mettiamo sotto a lavorare. Onore e merito a loro che hanno vinto meritatamente.